quest'anno la giornata della Guardia Civile ha un sapore particolare. L'abbiamo voluta dedicare all'universo femminile, al coraggio, alla forza, alla tenacia delle donne, donne, come dire, trasversalmente in tutti gli ambiti di vita, in tutti gli ambiti professionali, che stasera sono rappresentate da 3 amministratori. Non è casuale la scelta dell'universo femminile che abbiamo voluto attenzionare, perché credo che la società civile e le associazioni e movimenti come il nostro debbano intestarsi questo compito, un compito arduo ma nobile al tempo stesso, che è quello di cercare di dare una sterzata, una brusca inversione di tendenza a quello che è stato negli ultimi anni, questi ultimi anni segnati, diciamo, da un liberismo sfrenato, da un individualismo consentito, ma anche da un maschilismo, hanno segnato, diciamo, un ritorno della figura della donna, come giustamente ha detto Elisabetta Tripoli stamattina, un ritorno della donna da soggetto a oggetto. La capacità della donna impegnata nella comunità civile a costruire un nuovo assetto di comunità civile, appunto di comunità solidale, di comunità efficace, perché non c'è solo, come dire, il riconoscimento del coraggio di questi 3 volti veramente belli dal punto di, ed evocativi dal punto di vista del coraggio morale e civile, ma c'è anche... Sono state elette moltissime donne sindaco, non so se ve lo ricordate, non mi ricordo più in che periodo era, insomma anni 90, fine anni 90, e sembrava che fosse appunto un capovolgimento, che finalmente la donna fosse riuscita. Erano una ventina, credo, di donne, tutte bravissime, e poi invece la cosa è finita così perché hanno prevalso altre logiche. Quindi adesso avere accanto a me queste 3 sindache, di cui qualcosa sapevo naturalmente, avevo sentito, avevo letto, perché circolano, purtroppo anche le cose negative circolano, cioè appunto le minacce, le intimidazioni, insomma le difficoltà che hanno nel loro lavoro. Io non so che cosa vuol dire l'amministrazione di un comune, quindi della cosa pubblica, so le difficoltà che ci sono. Allora, la prima domanda che rivolgo a tutte e 3 è questa: come conciliate lavoro con non lo concilio. Non lo concilio. Sono dedicato tutto a tutti. Ci sono affetti, però adesso vediamo se come facciamo, che allora facciamo così, dalla più giovane. Questa. Voi fate domande, risposte brevi e così poi il pubblico. Probabilmente è la domanda più difficile. Avere la soluzione ideale non c'è. Tra l'altro la mia vita era già un po' più complicata perché mio marito lavora a Roma, e quindi a proposito di persone che non se ne vanno e che restano sul territorio, questa è stata una mia scelta, l'ho costretto purtroppo a fare pendolare quasi ogni fine settimana. E appunto già era difficile prima, ma adesso diventa ancora più difficile. Come si fa? Anche grazie all'aiuto dei familiari, dei parenti che si sostituiscono spesso, e cercando di recuperare in quel poco di tempo che ti rimane, ovviamente da concentrare al massimo per tuo figlio, per le persone più care. Non è facile, la famiglia si è allargata, sostanzialmente a casa mia prolunghiamo poi le riunioni con la giunta, e lui quindi ormai è abituato ad averci tutti come una grande famiglia. Anch'io potrei rispondere nello stesso modo, con enorme difficoltà riuscire a conciliare tutti i ruoli e con molti sensi di colpa, che credo che siano una caratteristica della donna già lavoratrice. Io già vivevo questa difficoltà avendo una professione che mi impegnava molto, però avendo deciso di vivere lo stesso la maternità. Quando ho deciso ulteriormente l'impegno in politica, diciamo, non avendo una precedente esperienza a fare il sindaco, ho avuto subito la ferma opposizione dei miei figli, anche perché questo rientrava in un momento della loro vita molto delicato,
erano due ragazzi adolescenti, uno bambino, un altro adolescente, che quindi non accettavano di sottrarre tempo, il tempo della loro mamma, che era già poco, volevano una mamma, non volevano un sindaco. E continuano a dirmi: quando ti dimetti? E allora poi vabbè, la vita è cambiata, la loro vita è anche stata purtroppo coinvolta dalle mie vicende personali. E io spesso, come per esempio oggi, io sono qua, ma ho mio figlio che domani mattina doveva partire in gita, e mentre ero in macchina c'era una riunione per le mamme e io ovviamente non c'ero. E queste cose naturalmente lui le capirà, il più piccolino le capirà più tardi, capirà questa cosa, però allo stesso tempo capisco che in fondo sono orgogliosi di questa mamma, anche se non lo danno a vedere. Capisco, quando saranno più grandi, spero che troveranno delle donne, perché sono tutti e due maschi, che troveranno delle donne che si impegnano, che non sono i soliti modelli femminili, e questo è il mio auspicio. E spero che abbia dato questo esempio a loro. Io concilio la mia vita professionale col fatto di fare il sindaco malissimo, poi quella con la famiglia ancora peggio, quindi eravamo già abituati come Maria Teresa ad andare su e giù, ad avere una famiglia diciamo che viaggia, perché vivevamo a Milano, poi io me ne sono venuta in Calabria, poi volevamo tornare in un altro posto, mio marito ha lavorato per 2 anni a Roma, quindi tornava ogni mattina di sabato col treno, ripartivo ogni, c'erano i treni a quel tempo a Monasterace, ripartivano ogni sera di domenica per Roma, e abbiamo vissuto 2 anni così con i bambini piccoli e sempre impegnata in attività diciamo culturali. Invece poi l'attività di sindaco, che mai avrei pensato di fare, non mi sarei mai immaginata. E per fortuna mio marito adesso lavora in Calabria, però sono andati via i ragazzi, quindi siamo ancora con quella voglia grande di stare insieme, con quella grande voglia di sentirci, di passare del tempo insieme, e ogni spazio diventa bellissimo perché abbiamo voglia di stare insieme. Sono stata eletta sindaco, pensavo di poter conciliare, poi invece gli impegni, un sindaco di un piccolo paese fa puro volontariato 24 ore su 24, quindi ritagliarsi degli spazi è molto molto difficile. Dopo gli attentati ho chiesto ai miei figli cosa dovessi fare e mi hanno lasciata libera di scegliere. Mi hanno detto di fare quello che volessi fare, continuando, se volessi continuare. Quindi sono pure loro molto preoccupati, però sono partecipi, anche se si astengono dal conoscere quelli che sono i problemi, e io mi astengo dal parlarle perché è giusto che loro abbiano una loro vita libera, insomma una vita che prescinda da quelli che sono i miei problemi quotidiani. E quindi così. Anche in un contesto dove è forte la presenza della criminalità organizzata, e quindi anche lì bisogna lanciare dei segnali precisi. Non si può fare finta che questo problema, per quanto non sia un problema del sindaco a livello di repressione, ma anche in questo settore bisogna lanciare dei segnali, e allora affermare con forza le costituzioni di parte civile, dei processi di mafia, che possono essere dei simboli, però vanno anche pubblicizzate proprio per capire da che parte si sta, affrontare l'utilizzo dei beni confiscati, noi abbiamo e cercare di fare bandi, assegnarli, e evitare che questi beni naturalmente non vengano utilizzati. Ed è una cosa che noi siamo riusciti, io 2 anni e mezzo che faccio il sindaco, finalmente ad assegnare e a far utilizzare veramente un terreno confiscato alla criminalità, assegnandogli agli scout, interagire con le scuole, con i progetti della legalità, agire in difesa delle donne, la tutela della maternità, delle politiche sociali, e cercare insomma di attuare quello che è il programma e non fermarsi quando si calpestano i piedi, considerare tutti i cittadini uguali indipendentemente dal cognome che portano. Il fatto stesso di prenderla in questi termini, cioè, come una prova, uno ci prova a cambiarla, cambiare proprio modo di agire, una scommessa con noi stessi,
e dopo, perché non si ripensa ovviamente alla ricandidatura automatica, nessuno di noi lo faceva per professione, ognuno lo sta accettando come una sfida e sarà pronto a essere giudicato dopo i 5 anni, se mai ci arriveremo. Ecco, già le scelte erano state fatte prima e quindi si continua a confermare queste scelte. Una delle battaglie, per esempio, che avevamo condotto da semplice associazione era stata una lotta contro la realizzazione di un megaparco commerciale sul nostro territorio. Siamo contrari a prescindere, intanto già per ragioni di tipo economico, perché siamo convinta che questi parchi commerciali enormi hanno creato poi il crollo dei centri naturali, proprio del centro cittadino e anche dell'economia, a vantaggio di grandi esterni che quindi, ma poi qui in questo caso era ancora una cosa più assurda, perché chi aveva presentato il piano particolareggiato era una società che faceva capo a Rosario Cattafi, un avvocato che era stato più volte già segnalato alla magistratura, aveva avuto dei processi e aveva avuto anche una misura prefettizia di restrizione alla libertà proprio per la pericolosità dei rapporti che aveva con il vertice mafioso. Questa cosa passò nel silenzio più totale, anzi votata da tutti i consiglieri comunali, gridammo subito allo scandalo e tutto questo, abbiamo chiesto l'accesso agli atti e questo ha comportato poi un'indagine prefettizia, della commissione prefettizia, un'indagine della procura che ancora va avanti. Nel frattempo che cosa è accaduto? Che Rosario Cattafi è finalmente al 41 bis, quindi segnale che il pericolo che avevamo segnalato era fondato, sono stati rinviati a giudizio alcuni componenti degli uffici tecnici della commissione urbanistica, ma all'epoca noi fummo accusatissimi dal consiglio comunale dell'epoca come gli avvelenatori dei pozzi, così ci chiamarono, che eravamo noi a gettare fango sulla città. Evidentemente quel fango c'era e io mi preoccuperei più di chi sia veramente a buttare fango sulla città. È un ufficio a Catania del Ministero della Giustizia, sì. Quindi sono chiaramente il nostro pane quotidiano perché è il fulcro del nostro lavoro educativo. E devo dire che imparo molto anche dai miei utenti, dai miei ragazzi e imparo anche dalle loro mamme, nel senso che vedo esempi di maternità e di genitorialità virtuosa come esempi deleteri. Un caso positivo lo ricordo quasi con affetto di una donna marocchina che denunciò suo figlio dopo aver trovato una busta di plastica nella colonnina del lavandino, del bagno, dove c'era ovviamente cocaina, c'erano delle carte bancomat rubate e fu per lei estremamente doloroso e penoso denunciare suo figlio. Fu una cosa fatta con grande sofferenza eppure lo fece come gesto sommo di amore.